L'impronta idrica dell'acqua è l'acqua invisibile. L'impronta idrica, o water footprint, è l'indicatore del volume totale di risorse idriche utilizzate da un paese per produrre i beni e servizi che gli occorrono. Suddividiamo l'impronta idrica in impronta idrica grigia, impronta idrica blu e impronta idrica verde. L'impronta idrica grigia è l'acqua dolce utilizzata per ridurre gli inquinanti prodotti, l'impronta idrica blu è l'acqua utilizzata per l'irrigazione, per usi domestici e usi industriali, l'impronta idrica verde è l'acqua dolce riservata nel suolo e quindi assorbita dalle piante. L'impronta idrica di un prodotto è l'indicatore del volume totale d'acqua utilizzato durante tutta la catena di produzione. Tiene conto degli usi diretti e indiretti dell'acqua, quindi dell'acqua invisibile, l'acqua nascosta all'interno di tutta la catena di approvvigionamento. L'acqua invisibile è la quantità di acqua utilizzata nella produzione di alimenti e fibre e beni di consumo non alimentari, compresa l'energia. L'acqua presente sulla Terra non può finire, ma lo stesso non si può dire quindi dell'acqua necessaria a sostenere la vita umana e non solo. Perciò dobbiamo unire le forze per salvaguardare questo bene unico, perché l'acqua è davvero la linfa vitale di qualsiasi cosa. Basti pensare che per la produzione di un paio di jeans utilizziamo 10.000 litri d'acqua, o per un paio di scarpe in cuoio 8.700 litri. Nel nostro piccolo possiamo cercare di ridurre il consumo d'acqua preferendo la doccia, la vasca, mangiando meno carne, più proteine e vegetali, chiudendo il rubinetto quando ci si insapona o ci si lava i denti. Non dobbiamo pensare ai problemi che l'esaurimento dell'acqua quindi potrebbe portare in futuro. Infatti il problema della salvaguardia delle risorse idriche è il nostro presente e l'acqua sta purtroppo davvero diventando il nostro oro blu. L'Agenda 2030. Oggi parleremo dell'Agenda 2030 e ci concentreremo soprattutto sull'obiettivo numero 6 di questa lista di obiettivi. Prima però partiamo col capire un concetto importante, cioè cos'è lo sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile è la capacità della nostra specie di riuscire a vivere in modo equo per tutti, senza distruggere i sistemi naturali. L'Agenda 2030. Per agenda del 2030 si intende un programma d'azione per le persone, il pianeta e le prosperità, basato sul rafforzamento della pace universale, ed essa ingloba 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile che il mondo intero è invitato a rispettare. Contiene inoltre 169 traguardi da raggiungere entro il 2030. L'obiettivo numero 6. Questo obiettivo ha come argomento principale il poter garantire a persone di tutto il mondo acqua pulita. In realtà è stato stimato che il nostro pianeta possiede sufficiente acqua potabile per tutti, ma a causa di infrastrutture scadenti e una cattiva gestione economica, milioni di persone, tra cui la maggior parte bambini, muoiono per malattie causate da servizi igienici sanitari scadenti. I traguardi dell'obiettivo numero 6. Tra i traguardi dell'obiettivo numero 6 troviamo raggiungere l'accesso universale ed equo di acqua potabile, fornire a tutti l'accesso al servizio igienico-sanitari, migliorare le qualità dell'acqua, aumentare l'efficienza idrica in tutti i settori, attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli, proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua, ampliare la cooperazione internazionale, sostenere e rafforzare la partecipazione delle comunità locali. Le strategie. Tra le strategie più efficienti ci sono quelle focalizzate sul miglioramento della produttività del suolo e sulla gestione sostenibile delle risorse del territorio dell'acqua. Inquinamento idrico. L'inquinamento dell'acqua, l'inquinamento idrico e in generale la contaminazione dei corpi idrici dovuta di solito alle attività umane. Si tratta della seconda preoccupazione ambientale più importante dopo l'inquinamento dell'aria e si vede che quando gli inquinanti, che possono essere particelle o sostanze chimiche, vengono scaricate direttamente o indirettamente nei corpi idrici senza aver ricevuto prima lo trattamento per eliminare i composti e gli elementi nocivi. Il primo metodo dell'inquinamento dell'acqua sono gli organismi e sulle vegetazioni che vivono in acqua, tra cui gli anfibi. A livello umano, molte persone muoiono ogni giorno a causa del consumo di acqua inquinata e infetta. L'inquinamento dell'acqua è in gran parte una questione di quantità e di concentrazione. Quanto una sostanza inquinante viene rilasciata e quanto il grande volume d'acqua in cui viene lasciata. Tipologia di inquinamento. Esistono vari tipi di inquinamento: naturale, civile, industriale, biologico, chimico e agricolo. L'inquinamento del mare.
L'inquinamento del mare è dovuto dalle emissioni accidentali di petrolio e di oli combustibili. Possiamo distinguere tre tipologie di inquinamento marino: inquinamento offshore, inquinamento costiero e inquinamento subacqueo. L'inquinamento offshore comprende tutti gli inquinamenti che vengono lontano dalla costa, causati dallo sversamento durante il lavaggio delle cisterne. L'inquinamento costiero è la forma di inquinamento più pericolosa e dannosa, poiché è molto difficile da debellare una volta entrata in contatto con la costa. A causa del basso fondale marino, infatti, risulta inutile l'utilizzo di determinati macchinari, e quindi c'è bisogno di una rimozione manuale. L'inquinamento subacqueo. Questa tipologia di inquinamento si verifica solitamente a seguito di un incendio, come ad esempio quello della petroliera Even nel Golfo di Genova, quando la componente leggera dell'idrocarburo evapora, mentre la componente pesante precipita depositandosi sul fondale. Inquinamento delle acque interne. Tutta l'acqua della Terra si trova sulla superficie, molte acque si trovano nelle strutture rocciose sotterranee conosciute come faldacquifere, che non possiamo vedere. Le faldacquifere inoltre i nostri fiumi forniscono gran parte della nostra acqua potabile. La principale fonte di inquinamento delle acque dolci può essere attribuito allo scarico dei rifiuti non trattati. L'inquinamento causa un abbassamento delle difese immunitarie negli animali, di conseguenza sono maggiormente esposte a malattie virali. Le conseguenze per la salute dell'uomo possono essere altrettanto gravi, ad esempio le vongole che mangiamo filtrano l'acqua marina e quindi concentrano nei loro tessuti gli inquinanti, quali metalli pesanti, fino ad arrivare a concentrazioni tossiche per l'uomo. Inoltre, il cadmio presente in certi fanghi utilizzati come fertilizzanti può essere assorbito dalle piante e giungere all'uomo attraverso i prodotti alimentari. Se assunto in dosi elevate può danneggiare fegato e reni. L'inquinamento, oltre ad essere pericoloso per gli animali e di conseguenza per l'uomo, danneggia gravemente la vegetazione marina, ne è un esempio la Grande Barriera Corallina Australiana.